Fiaba di Esopo. Il cavallo e l'asino. C'erano una volta un cavallo e un asino che vivevano nella stessa stalla. Il loro padrone voleva bene ad entrambi e non mancava mai di attenzione verso ciascuno di loro. Però quando si trattava di portare i sacchi di farina da vendere giù al mercato sulla groppa del cavallo, fiero ed altezzoso, caricava solo un paio, mentre sulla groppa dell'asino, buono e mansueto, ne caricava molti di più. All'asino andava bene così, lui c'era abituato e sapeva che quello era il suo lavoro. In più ammirava veramente la bellezza del cavallo. E quindi si era convinto che fosse giusto preservare il suo splendore, non caricandolo di troppi pesi. Un giorno però, andando al mercato, il loro padrone non si rese conto di aver caricato troppo l'asino, così che dopo pochi chilometri l'asino cominciò a camminare con fatica. Il padrone purtroppo era tutto preso dal parlare con un suo amico che faceva la stessa strada. L'asino si rivolse al cavallo. «Cavallo, amico mio», disse l'asino, «mi potresti dare una mano? Ho il fiato corto e faccio fatica a camminare. Prenderesti uno dei miei sacchi di farina?» Il cavallo lo guardò a malapena e fece finta di non averlo sentito. L'asino continuò il suo faticoso cammino sbuffando. Dopo un po' però le gambe gli cominciarono a traballare. «Cavallo, amico mio, ti prego, dammi una mano, non ce la faccio a portare tutto questo peso, tra poco cadrò. Se il padrone ti ha caricato tutti quei sacchi è perché sa che li puoi portare», rispose zitto il cavallo. L'asino abbassò la testa e continuò a camminare, ma non la faceva davvero più. L'asino allora decise che ne aveva abbastanza e si lasciò cadere al suolo con un sordo tonfo. Solo allora il padrone si accorse di quello che stava succedendo. «Povera bestia mia, che stupido sono stato a caricarti di così tanti sacchi. Aspetta, ora te li tolgo di groppa». E così fece. «Tieni anche un po' d'acqua e riposati qui all'ombra dell'albero». Finalmente l'asino aveva un po' di pace e ristoro. «Cavallo, vieni qua», ordinò il padrone. «Ora i sacchi di farina li porterai tutti tu». Il cavallo, spazientito ed infuriato per la cosa, non poté che obbedire al padrone. «Che stupido che sono stato», pensò il cavallo. «Se avessi ascoltato l'asino e l'avessi aiutato, prendendomi uno dei suoi sacchi di farina, adesso non farei tutta questa fatica». E proseguirono il viaggio. Il cavallo, sbuffando alla fatica e della sua stupidaggine, e l'asino finalmente con la groppa libera e senza pesi, godendosi la passeggiata fino al mercato.